quella che si è svolta domenica a Montoro, la seconda edizione del Gran Premio Liberazione Junior Cavaliere Bici, non è stata una semplice manifestazione ciclistica, ma un evento che seguirà per sempre la già ricca storia ciclistica di questo centro dell'Avellinese, in cui storie ciclistiche si sono intersecate e sovrapposte negli anni. Lungo le strade in cui Fausto Coppi si allenava durante i frequenti soggiorni in questa terra al fianco della dama bianca Giulia Occhini si sono misurati ben 140 giovani speranze del nostro ciclismo, dando vita a due appassionanti e combattute gare. Prima del via è stato ricordato con un minuto di raccoglimento lo sfortunato professionista marchigiano Michele Scarponi, vittima di un incidente stradale mentre era in allenamento per preparare al meglio il Giro d'Italia 2017 che lo avrebbe visto con i gradi di capitano della formazione Astana. Recentemente, rispondendo ad un messaggio di Clemente Cavaliere, aveva espresso il desiderio di trascorrere qualche giorno in costiera amalfitana dopo il Giro d'Italia e promettendo allo stesso Cavaliere di fargli visita qualora fosse sceso in Campania. Le parole di Michele, scandite dal microfono poggiato su un telefonino che parla con Frankie, il pappagallo che spesso si posava sulle sue spalle mentre pedalava, hanno commosso il numeroso pubblico presente oltre agli addetti ai lavori. Gli occhi si illuminano, irrorati dalle lacrime spontanee, il cuore schizza fuori dal petto. Questo il saluto che Montoro ha voluto tributare a Michele Scarponi. La vita va avanti ed è giunto il momento di pedalare. Abbiamo visto la partenza degli oltre 60 ciclisti appartenenti alle categorie esordienti primo e secondo anno. La partenza è avvenuta dinanzi allo showroom Cavaliere Bici sotto gli occhi di Yolanda Ragosta, direttore di corsa della manifestazione. Gli esordienti si misureranno su 6 giri del percorso, ciascun giro misura 4 km e 100 metri e nel finale presenta una breve ascesa. Le immagini intanto ci fanno vivere gli ultimi metri prima del traguardo e location poste dinanzi allo showroom Cavaliere Bici, un'altra realtà del ciclismo campano e nazionale. Infatti sono ben note le potenzialità dello showroom di Clemente Cavaliere, da sempre appassionato di bici, da sempre ciclista che ha creato alcune formazioni amatoriali per promuovere il ciclismo nella sua terra ed ora si sta impegnando con un nuovo progetto. Già nei primi chilometri il gruppo si divide in più tronconi. Durante il secondo dei 6 giri in programma allungano Armando Lettiero della ciclistica Poggio Marino Team Balzano e Alfonso Grammegna della Daniello Cycling Team, i due ciclisti inquadrati in questo momento. Vedete, stanno mulinando un buon rapporto, stanno conquistando secondi su secondi sul resto del gruppo che abbiamo visto già diviso in più tronconi, ma comunque c'è un tentativo di reazione da parte di Gabriele Bragazzi della Il Pirata, che è lanciato all'inseguimento della coppia al comando. Ancora le immagini sui due battistrada, Bragazzi si sta avvicinando alla coppia al comando, ci avviciniamo ormai alle battute finali di questa gara. Abbiamo detto un Gran Premio Liberazione Junior, intanto inquadrato dalla nostra telecamera Clemente Cavaliere, abbiamo detto un Liberazione Junior che vuole essere un momento importante, l'inizio di un nuovo progetto, quello voluto da Clemente Cavaliere e i suoi
collaboratori per realizzare nel 2018 una formazione juniores, iniziando dai ciclisti juniores del primo anno e in soli 5 anni raggiungere l'esordio nella categoria Under 23. Un progetto ambizioso per una terra come la Campania, che ha visto crescere molti campioni, che ha visto arrivare molti ciclisti al professionismo e molti di loro hanno dovuto abbandonare la loro terra trasferendosi in altre regioni per svolgere questa attività. Clemente Cavaliere e coloro che lo supportano in questa attività, questa nuova attività, vogliono far sì che questo non succeda più. Vogliono dare l'opportunità ai ciclisti campani, ma in particolar modo di tutto il sud, di crescere nella loro terra. I due uomini al comando stanno transitando in zona traguardo e ormai l'ultimo giro transita per primo Armando Lettiero della ciclistica Poggio Marino Team Balzano, la formazione che ha nell'esperienza e la volontà di Gelsomina Ragosta il suo DS, e alle sue spalle Alfonso Gramegna della formazione voluta da Patron Paolo Daniello. Siamo ormai alle battute finali, lanciata la volata tra i due protagonisti e Armando Lettiero saldamente in testa, che va così a conquistare il successo davanti ad Alfonso Grammegna, al terzo posto Gabriele Bragazzi, poi il gruppo che va a chiudere. Il terzo posto di Gabriele Bragazzi gli permette di conquistare il successo tra gli esordienti primo anno. È stata una bellissima gara. All'inizio ho provato una fuga, ma non ci sono riuscito. Al secondo giro è partito Alfonso Gambegna in salita e abbiamo collaborato tutti i 6 giri e alla fine mi sono giocato il tutto per tutto e ho vinto. E questa vittoria la dedico a Gelsomina Ragosta, la mia direttrice sportiva. Ben 12 giri del circuito da coprire per gli allievi che daranno vita alla seconda prova della seconda edizione del Gran Premio Liberazione Junior Cavaliere Bici. Intanto i ciclisti sono schierati nella zona di partenza dinanzi allo showroom Cavaliere Bici che vediamo sullo sfondo, una manifestazione realizzata grazie al contributo della CPS di Patron Franco Dauria, di Calibre Sport e di Cincotti e Company, ma anche al sostegno di aziende come il Magnificio Santini ed altre realtà locali che da sempre sostengono l'attività di Clemente Cavaliere. Presenti anche diversi ciclisti della AS Montoro 1927, la formazione di Montoro che svolge attività ciclistica in queste categorie ed è guidata da Giovanni Romano, che in questo contesto ha sostenuto anche lo sforzo organizzativo di Clemente Cavaliere. Avvenuta la partenza ufficiale di questa seconda prova, sono 62 i partecipanti a questa manifestazione in rappresentanza di formazioni provenienti da tutte le regioni del centro-sud. Ancora un nutrito numero di partecipanti in questa riuscitissima seconda edizione del Gran Premio Liberazione Junior Cavaliere Bici. Basti pensare che questa manifestazione nacque come prova riservata alla categoria amatori, poi nel tempo Clemente Cavaliere si è voluto avvicinare alla promozione del mondo delle due ruote giovanili nella sua terra, perché grazie ai suoi contributi e alle sponsorizzazioni è ormai vicino a diverse formazioni che partono dai professionisti sino alle categorie Under 23, juniores e allievi, ed ha così deciso di riservare questa manifestazione alle categorie giovanili.
abbiamo detto 12 giri del circuito che misura 4 km e 100 metri. I frequenti tentativi di fuga operati da diversi ciclisti già nei primi chilometri hanno sfaldato il gruppo in più drappelli, infatti la nostra moto sta risalendo i vari gruppi, i vari drappelli che si sono formati all'interno del circuito di gara. Una categoria allievi, quella che sta gareggiando, che potrebbe interessare da vicino patron Clemente Cavaliere e coloro che supportano la sua attività, il suo progetto per la stagione 2018, quando andranno a creare una formazione juniores. Esordienti, gli allievi, i ciclisti appartenenti alla categoria allievi secondo anno, nella prossima stagione approderanno nella categoria juniores e questo potrebbe essere importante per Clemente Cavaliere e i suoi collaboratori. Quella del GP Liberazione Junior è un'ottima vetrina per magari inserire alcuni di questi ciclisti nella nuova società, nella nuova formazione. Una formazione e un progetto che deve essere ancora definito, completato. Comunque nella stagione 2018 si inizierà con la categoria juniores per poi nel giro di 5 stagioni raggiungere l'esordio tra gli under 23 per regalare ancora bellissime pagine di storia a questa realtà, a questo comune dell'Avellinese in cui è stata scritta tanta storia sia del ciclismo locale ma anche del ciclismo a livello nazionale. Ancora le immagini sul gruppo, un gruppo forte di diverse unità, sono 12 unità che in questo momento stanno guidando la manifestazione. Erano in 6, poi si sono portati alle loro spalle i 3 più immediati inseguitori ed ora anche gli altri inseguitori si sono riportati sui battistrada, ma vedete il gruppo è ormai alle spalle dei ciclisti che in precedenza guidavano la manifestazione. Elevata la presenza di ciclisti della formazione Il Pirata, una formazione che si è presentata con diversi elementi a questa manifestazione e che sicuramente cercherà di far bene e di conquistare il risultato pieno in questa prova. Nella categoria esordienti il terzo posto di Gabriele Bragazzi dietro a Lettiero e Gramegna fa ben sperare i dirigenti della formazione Il Pirata. Siamo ormai alle battute finali, gruppo compatto, vedete ci sono tentativi di allungare il gruppo, si alza la velocità nella speranza che alcuni dei protagonisti perdano contatto. Ora sono in 4 a condurre, c'è il tentativo di questi 4 uomini, tra cui il portacolori della formazione locale AS Montoro 1927, Mario Iannone, insieme ai due protagonisti della formazione Il Pirata e al terzo ciclista con il dorsale 21, il portacolori della formazione Daniello Bike, la formazione voluta da patron Paolo Daniello insieme ai suoi fratelli, anche lui era attivo tra i cicloamatori, poi continuando la sua attività di promozione nelle categorie amatoriali ha iniziato anche l'attività tra i giovani, tra gli esordienti
e allievi. Paolo Daniello, che produce abbigliamento sportivo per il ciclismo. Ancora le immagini sui quattro uomini al comando, ma attenzione perché alle spalle di questi quattro uomini si stanno avvicinando i più immediati inseguitori che dunque hanno nel mirino il quartetto al comando, come del resto anche il gruppo si è notevolmente avvicinato a questi quattro battistrada. Più avanti vedremo l'evoluzione della manifestazione. Ricordo una manifestazione insieme per il ciclismo giovanile, proprio perché si parte da una realtà di giovani speranze, un pool di sponsor che ha sostenuto l'attività organizzativa di Patron Clemente Cavaliere per dar vita a questa manifestazione. Siamo ormai alle battute finali, gruppo compatto, lanciata la volata e ad imporsi è Mattia Pomenti de Il Pirata su Augusto Visca e Paolo Bevelacqua. Al termine della gara e prima dell'incoronazione dei protagonisti, il ricco pasta party aperto a tutti. Pasta e porchetta innaffiata da un buon rosso aiutano a sorridere e sottolineano l'importanza di questo tipo di eventi, voluti per promuovere il ciclismo giovanile e il progetto di Cavaliere, che dalla prossima stagione darà vita a una formazione juniores con il chiaro intento di raggiungere entro 5 stagioni l'esordio tra gli under 23. Un grande evento, questo sicuramente, perché si è visto l'evidenza sulla strada di tanti appassionati, tanti ragazzi da fuori regione. Questo è un peccato perché significa che la Campania è debole, quindi io invito a promuovere i ragazzi giovanissimi esordienti, a incentivarli a questo magnifico sport. Il prossimo anno al 95%, perché devo comporre lo staff per sviluppare una squadra juniores che in terra Campania ci sono, ma vogliamo fare qualcosa di diverso, qualcosa di più grande, una squadra simbolo della Campania, per poter partecipare agli eventi nazionali con atleti di terra Campania. Poi se si aggiunge qualche talento del sud, per noi è solo da apprezzare diciamo la presenza.